Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manusport 07. Siamo qui con le pagelle di Juventus Napoli 2-1. È stata in qualche modo una rivincita di Andrea Pirlo che in qualche modo riesce a dare comunque un'ottima prova, ma adesso andiamo a parlare dei singoli ragazzi. Vi lascio comunque nelle schede o a fine del video il video di ieri, recensione post partita diciamo a caldo insieme con l'ausilio del buon Antonio. Buon Antonio che ringrazio per inviarmi le clip. Detto questo non vediamo in chiacchiere, partiamo subito col video, vamo! 6 per Gigione Buffon, doveva giocare a scena. Si doveva giocare lui, è ottimo a fare staffetta tra i portieri. Spesso quando gioca ho notato che fa porta inviolata. Ho notato questo. Ora è giusto dire che gioca comunque le partite di meno auspicio. Quindi, insomma, è normale che magari col Parma ti prenda 0 gol per farti capire, no? Però ieri non era assolutamente scontato non subire gol su azione. Dà sempre la sensazione di non parare i tiri angolati, però per il resto le para praticamente tutti, anche a 43 anni, il che mi va veramente bene come secondo portiere. 6 per De Ligt, così come Belotti lo fa anche con Osimhen, sportellate qui e lì, ogni tanto le vince, ogni tanto le perde, però nel complesso l'importante è che sia un difensore che ti dia sicurezza. Questo De Ligt me lo dà e quindi la sufficienza a casa se la porta, così come Giorgione Chiellini. Anche lui fa un errore comunque abbastanza stupido sul rigore, ma non un errore difensivo. È chiaro che Osimhen accentua, era un rigore che si può dare, che non si può dare, però insomma, per me Chiellini rimane sempre un ottimo difensore, quindi la sufficienza gliela do. Non è che gli posso togliere l'insufficienza solo per questo motivo qua, perché alla fine, ripeto, è stata una specie di ingenuità, perché lo sai che Osimhen sarebbe buttato a terra, però per il resto trasmette sicurezza pure lui, quando gioca si vede e quindi sei anche per Giorgio Chiellini. A parte che ottimo il trinomio in difesa Chiellini, Danilo e De Ligt. Quindi la CDD, anzi la DCD, Danilo Man of the Match. Ho voluto premiarlo, ragazzi, perché spesso fa il difensore, quindi viene sottovalutato e si guarda sempre ciò che fa Chiesa. Certo, io sono stato il primo quando è stato acquistato Chiesa, l'ho sempre osannato, lo continuerò a osannare fin quando farà prestazioni del genere. Chiesa lo mette a sinistra, a destra, che è una garanzia. Imbarazzante il confronto con Kulusevski. Però, ragazzi, Danilo ieri praticamente ha salvato tutte le cose in difesa e ogni tanto avanzava in attacco, scartava gli uomini e non riusciva a darla perché nessuno si proponeva. Quindi, veramente, super lavoro di Danilo, al contrario del suo connazionale Alexandro, che non può che portare a casa l'ennesima insufficienza, un 5 e mezzo svogliato come sempre. Ogni tanto si perde l'uomo, poi con i piedi è educato, ci mancherebbe, perfetto nel fare i cambi di gioco, bene nei cross, però ragazzi non ha più quella corsa in più che aveva un tempo per saltare l'uomo, non si propone mai sul destro. Cioè ragazzi, purtroppo è diventato monotono e macchinoso. Abbiamo bisogno di cambiare terzino sinistro, al contrario del terzino destro, dove comunque abbiamo giocatori che il terzino destro lo sanno fare bene, come Cuadrado e Danilo. Cuadrado ieri ha giocato da esterno, quindi l'esterno doveva farmi, quindi qui non c'ho la scusa di dire è in fase difensiva, è solo che ogni tanto rischia. Non mi piace quelle cose che rischia quando vuole prendere i gialli, cioè insomma ragazzi, queste cose qui. Per il resto buon Cuadrado, forse un po' meno lucido del solito, avrebbe forse bisogno di rifiatare un attimo con il Genoa. 6 e mezzo per Rabiot, ragazzi, abbiamo scoperto un bel centrocampista quest'anno e alla fine i numeri di Rabiot non sono così impietosi. 3 gol, 2 assist e un rigore procurato, non è è un bottino comunque di buon auspicio, cioè non è malissimo rispetto all'anno scorso che fece un gol e un assist tutta la stagione. Qui mancano ancora 10 partite più la finale di Coppa Italia. E Rabiot ha già fatto questi numeri. Ottima sostanza in mezzo al campo. Abbiamo anche scoperto un bel mediano perché ieri, per chi non l'avesse notato, ha giocato mediano lui e non Bentancur. L'ha fatto anche discretamente bene. Quindi un 6 e mezzo a casa se la porta. Così come Bentancur che sforna la seconda prestazione buona consecutiva. Quindi ogni tanto il centrocampo risorge, ragazzi. Non abbiamo chissà che fenomeni a centrocampo. Però insomma, ogni tanto noto che questo centrocampo sta risorgendo. Quindi ottimo Bentancur che ieri si porta a casa un 6 e mezzo. Un po' discontinuo. Sapete come la penso. In questa Juve può rimanere. Però non per fare il titolare, ragazzi. Se deve fare il titolare, o gli affranchi, o gli affianchi due come Casemiro e Pogba per farti capire, oppure Bentancur alla Juve per me non è adatto al fare il titolare. Per quanto riguarda invece il trio d'attacco, Chiesa a 7. Allora, io lo dico da sempre, lui è esplosivo a sinistra, ma è troppo intasato alla fascia sinistra perché c'è lui, c'è Ronaldo e quelli due insieme no. Quindi invece se a sinistra c'è Ronaldo, a destra c'è Chiesa, a destra che abbiamo comunque Cuadrado, quindi questa cosa di incompatibilità Chiesa-Cuadrado, però per il resto si sposta a destra per pochissimo, fa dei dribbling ubriacanti e mette in mezzo l'assist a Ronaldo. Continua, o fa gol o fa assist o procura rigori, quindi veramente un rollino di marcia importante. Ennesima grande prestazione di Chiesa. Ennesima invece insufficienza per Morata, che è la quinta insufficienza consecutiva.
praticamente non ottiene una sufficienza dall'era di Cristo. Ragazzi, è un attaccante, deve fare gol e non li fa. I numeri sono un po' impietosi per essere l'attaccante della Juve. Ok, 16 gol e tutto, però 3 ne fatti su rigore, nei big match mi ha fatto solo la doppietta alla Lazio. Quindi che mi fai gol con Crotone e Benevento, ok, io adoro Murata, lo adoro come persona, però ragazzi, qui stanno facendo le pagelle, devo valutarlo come calciatore. E se un attaccante non mi butta la palla dentro, per me è un'insufficienza. Non ogni volta, ci mancherebbe. 6 e mezzo invece per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che ottiene un'altra ottima prestazione, comunque ha avuto due occasioni potenziali da gol, cioè non potenziali, ha avuto due grandi occasioni da gol, una l'ha buttata dentro, era praticamente un cioccolatino di chiesa, e un'altra invece non è riuscito a siglare le marcature, però per il resto buona partita nel complesso di Cristiano Ronaldo, disposto stranamente anche al sacrificio, quindi un 6 e mezzo a casa se lo porta. 6 invece per McKennie da subentrato, McKennie che rimette minuti nelle gambe, il che è un bene per lui. Sia lui sia Arthur che Dybala non partivano titolari ma dalla panchina, e il che sono entrati tutti e tre bene in partita. McKennie spero tornerà quello di un tempo, perché abbiamo bisogno di un centrocampista così prezioso che sa inserirsi, che sa difendere, che sa impostare e che ha anche i piedi diciamo discretamente educati. Abbiamo bisogno di lui soprattutto perché a centrocampo ragazzi siamo contati sia numericamente che qualitativamente. 7 per Dybala, non gli do il man of the match perché alla fine gioca un quarto d'ora ragazzi, ok, è il mio idolo, entra, segna, ok, quarta rete in stagione per lui. Comunque se andate a vedere la media gol prima di criticare, andatemi a vedere la media gol di Dybala, alla fine fa un gol ogni 120 minuti, il che non è così tanto male per Dybala. Ragazzi, se andiamo a vedere le ultime prestazioni delle ultime presenze, ha fatto due assist al Milan, gol non mi ricordo se è Sassuolo o Udinese, però mi sembra Udinese. Quindi insomma Dybala ultimamente sta viaggiando veramente bene. E anche il gol al Genoa, anche se non è proprio l'ultima delle sue presenze. 7 invece per Pirlo. Pirlo che si prende in qualche modo la sua rivincita. Vince un altro big match. Dopo quelli con il Napoli in Supercoppa, con l'Inter in Coppa Italia, arriva alla quarta vittoria in big match in campionato. Rimanendo imbattuto comunque contro Lazio e Roma. Contro Lazio e Roma una vittoria e un pareggio sia con la Lazio che con la Roma. Con il Napoli una l'ha vinta e una l'ha persa. Con il Milan l'abbiamo vinto e manca il ritorno, quindi questo è il fattore che determina Pirlo, che qualche big match lo vince, ha vinto anche quello con Barcellona. Questo atteggiamento mi piace, anche se mi piacerebbe vedere anche qualcos'altro, ma non è questo il video per parlarne. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monospor07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!